È successo di tutto durante la nona puntata del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti hanno vissuto varie emozioni nel corso della serata. La serata è iniziata con una proposta per. In queste settimane l'attrice ha dimostrato di sentire il bisogno di tornare a casa da suo figlio e dal suo compagno. Più volte ha espresso questa volontà e ha invogliato i coinquilini, settimana scorsa, a votarla. Questa sera, signorini l'ha messa di fronte a una scelta, attendere la decisione dei telespettatori e mettere da parte questa sua intenzione di andare a casa oppure lasciare di propria spontaneità il gioco. Così, dopo qualche minuto di reflection, Miriam ha deciso di aspettare il risultato del televoto. Subito dopo, si è accesa la lite in casa tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Durante la precedente puntata, le due geffine avevano già discusso in diretta. In questi giorni, avevano chiarito il malinteso, ma evidentemente non c'è stato un reale chiarimento. Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di ribadire la sua opinione sul gruppo che si è formato nella casa, ovvero quello composto da Matilde, Elisabetta, Enoch, Andrea e Pierpaolo. L'influencer è convinto che i cinque si siano coalizzati per portare avanti una strategia. Alcuni concorrenti della casa sono stati accusati di essere dei comodini. In particolare, Enoch è stato attaccato da Antonella Elia. I malumori si sono poi riaccesi nella casa, a causa di Francesca Pepe. Dallo studio l'ex Gefina ha indirizzato delle chiare frecciatine a Matilde e Andrea. Quest'ultimo non ha reagito molto bene. Una gran bella sorpresa è stata riservata a Stefania Orlando. La conduttrice ha potuto rivedere il compagno Simone, senza avere con lui alcun contatto. Il musicista ha sorpreso tutti, entrando nella casa con la sua chitarra. Gli animi si sono scaldati nel reality quando è entrata nuovamente in scena Francesca, la quale non ha risparmiato proprio nessuno e ha ricevuto pesanti attacchi. L'eliminata di questa sera è stata Miriam, la quale ha perso al televoto contro Stefania e Maria Teresa. Un momento simpatico è stato dedicato, in seguito, a Patrizia De Blanc. E mentre Enoch ha potuto rivedere in video suo fratello Mario Balotelli e la fidanzata Giorgia, Dayen ha ricevuto una graditissima sorpresa di sua figlia Sofia. Ti potrebbe anche interessare.